La sede principale di Givi ed Evic, leader mondiale nel settore per accessori per motociclisti e moto, ospita la nuova edizione di Travel News 24. Via! Sei mai andata a camminare in Toscana? E allora ascolta questa notizia. Alla scoperta delle meraviglie naturali dell'arcipelago toscano, rigorosamente in modo lento. Tornano dal 24 settembre al 9 ottobre gli appuntamenti del Tuscany Walking Festival. Ci sono gli itinerari del gusto per conoscere le coltivazioni locali, quelli fra rocce e minerali in compagnia di geologi, e ancora quelli adatti ai bambini oppure le camminate della spiritualità, quelle della storia e quelle della musica. Tutte le iniziative si trovano al sito www.tuscanywalkingfestival.it. Rigorosamente a piedi, qui solo in moto. Givi è presente in tutto il mondo, questi sono i paesi in cui l'azienda opera. E adesso vi lancio la prossima notizia. Alla Reggia di Venaria Reale, per rivivere i fasti del Settecento, parliamo dell'appuntamento con il Gran Ballo in Costume, la Nuit Royale, che richiama ogni anno centinaia di ospiti. Location sono ovviamente gli splendidi saloni e giardini della Reggia, alle porte di Torino. Il dress code prevede invece parrucche, corsetti, abiti a balze, tessuti lavorati, merletti, jabot. Insomma, tutto il necessario per rievocare le atmosfere settecentesche. L'appuntamento è per la notte del 1 ottobre. Bisogna però registrarsi al sito nuitroyal.com. Mi vedrei bene con la parrucca e jabot. Avete fame? Ho l'evento che fa per voi. Molto più di un evento gastronomico, parliamo della Sagra dell'Anguilla di Comacchio, in programma nella cittadina ferrarese dal 24 settembre al 9 ottobre, arrivata alla 18ª edizione. La manifestazione celebra ogni anno questa specialità gastronomica. Il ricco calendario di appuntamenti però ripercorre anche la storia, la cultura e le tradizioni del territorio con eventi che spaziano, per esempio, dalle escursioni alle dimostrazioni di pesca. Tutti gli eventi della pagina web www.sagradellanguilla.it. E allora questa è una manifestazione che non potete assolutamente perdere. Per oggi il nostro TG finisce qui, mi raccomando mandateci le vostre segnalazioni e le vostre notizie a redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.